tutti e bentornati sul canale. Come avete letto dal titolo, oggi vorrei parlare con voi di un argomento abbastanza discusso e quindi cercare di rispondere a una domanda che mi viene fatta abbastanza spesso. Quindi la sacra domanda qual è? Quali pop devo comprare? Mi spiego. Molti spesso mi chiedono, soprattutto quelli che stanno cominciando a collezionare pop, quali pezzi è meglio prendere, quali pezzi è meglio scartare, e spesso mi viene anche chiesto, secondo te se compro questo pop tra tot tempo acquisterà valore, quindi lo possiamo considerare un piccolo investimento? Prima di tutto vorrei fare una premessa, che è la stessa che ho fatto per quanto riguardava il discorso pop dentro la scatola fuori la scatola. Per quanto mi riguarda, ognuno è libero di spendere i propri soldi come meglio preferisce. Quindi, se avete dei soldi e li volete buttare giù dalla finestra, sicuramente non mi trovate concordi con questa azione, ma i soldi sono vostri e potete farci quello che vi pare. Quindi, premessa fatta, vi spiego come io compro i pop per me, per la mia collezione. Ora, i pop in commercio sono veramente tanti e i pop che vengono annunciati ultimamente soprattutto sono ancora di più, perché ne stanno annunciando con la pala proprio, uno dopo l'altro, continuamente, serie su serie su serie. Quindi a questo punto è inevitabile che anche io debba fare una scelta, o meglio, devo fare una cernita e scegliere quali effettivamente comprare tra tutti quelli che mi piacerebbe avere. Ammetto che la cosa non è affatto facile, ma in ogni caso il criterio che ho scelto per la mia collezione è quello di prendere personaggi che mi piacciono, di film, videogiochi, serie TV, qualsiasi cosa mi piaccia. Quindi in generale per me funziona così e ci sono state e ci saranno veramente pochissime eccezioni, nel senso, perché io prenda un personaggio che non conosco deve essere un pop veramente bellissimo. Sinceramente vi confesso che quando vedo pop di personaggi che non conosco penso sì, ok, carino, ma a me purtroppo non dice niente, proprio perché non so chi è e non lo conosco. Dall'altra parte sono pienamente consapevole che fa sempre piacere avere nella propria collezione dei pezzi di valore o comunque rendersi conto magari a qualche anno di distanza che all'epoca avevamo fatto un acquisto intelligente, ovvero avevamo preso un pezzo che magari nel frattempo è andato fuori in produzione e quindi è salito di valore. Per carità, anch'io ho qualche pezzo che ho trovato a dei prezzi veramente vantaggiosi e che adesso vale. Questi due sono gli esempi più lampanti. Questo qui è stata una vera occasione e l'ho trovato ad un prezzo basso. Sinceramente io non ho mai guardato i Thundercats e non so chi sia questo personaggio qui, però all'epoca l'ho presi perché a mio marito i Thundercats piacciono e mi ha detto no dai prendilo, guarda che secondo me ne vale la pena. L'esempio su tutti comunque rimane questo Fred Flintstone, che anche questo ho trovato ad un prezzo basso, che adesso vale parecchio. In realtà non lo reputo neanche chissà quale pop, nel senso che non è niente di così oh mio dio, e i Flintstone mi piacciono sì, ma non vado pazza per i Flintstone. Quindi questo mi era sembrato un acquisto intelligente da fare per avere un bel pezzo nella collezione, ma soprattutto eventualmente per rivenderlo un giorno e con il ricavato comprare altri pop che mi interessano di più. Come vedete, queste sono due eccezioni a quello che ho detto prima, però capite che su più di 180 pop ne ho praticamente due che rientrano in questa categoria, quindi ogni tanto per carità ci può stare. Però quello che vi vorrei consigliare, personalissimo parere ripeto, è comprate i pop che vi piacciono. Vi assicuro che a lungo andare non vi stuferete di quei personaggi, saranno sempre belli da avere nella propria collezione e senza volerlo vi ci affezionerete. Io sono contentissima di tutti i pezzi che ci sono nella mia collezione perché uno a uno nel tempo li ho scelti, li ho cercati tantissimo alcuni e poi finalmente sono riuscita a comprarli. Quindi secondo me il vero gusto del collezionismo sta proprio in questo. Ad esempio io ho la mia wishlist dove all'interno ho messo tutti i personaggi che bene o male prima o poi vorrei avere e vi assicuro che è super soddisfacente trovare finalmente quel pezzo e spuntarlo dalla wishlist per aggiungerlo alla propria collezione. C'è un altro aspetto di questo
questo argomento, che però merita un video a parte che farò molto presto, ovvero quanto è giusto spendere per un pop. Ma di questo parleremo prossimamente. Io come sempre vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo molto presto qui sul canale. Ciao!